tutti ragazzi e bentornati su Starlight Books. Oggi per la rubrica La mia opinione voglio parlarvi di una serie che ho finito di guardare proprio pochi giorni fa, ovvero Penny Dreadful. Tutti mi parlavano di questa serie, avevo visto che appunto quando è uscita c'erano tutti che la guardavano, tutti parlavano di questa serie, Penny Dreadful di qua, Penny Dreadful di là. Allora mi sono detta iniziamola, poi però per forza di cose non l'ho più continuata. Adesso avendo fatto l'abbonamento a Netflix, almeno un mese caduto, adesso devo decidere poi se se continuare o meno, devo fare quattro conti. E l'ho vista tutto, ho visto tutte e tre le stagioni, perché purtroppo è stata cancellata dopo la terza stagione, e devo dire che è una serie che mi ha coinvolto parecchio, perché appunto intanto riprende tanti elementi della narrativa tipo Dorian Gray, Frankenstein, Dracula, la creatura di Frankenstein, tutte queste diciamo miti della narrativa varia che sono stati, insomma, dei classici, insomma, della narrativa un po' horror, un po' così, il lupo mannare, tutto il resto, e le rivisita in questa storia molto intrigante. Al centro di tutto c'è questa donna, Vanessa Ives, che è interpretata da una Eva Green straordinaria, secondo me. Tutto il cast è stato straordinario, ci sono fatti i nomi, di tutto rispetto, appunto Eva Green, che ha lavorato con regista, ha debuttato con un regista del calibro di Bertolucci con The Dreamers, che era molto controverso come film. Abbiamo Timothy Dalton, che è famoso per aver dato il volto, non mi ricordo se ha solo un film o due, di James Bond. Abbiamo poi altri, abbiamo appunto Billy Piper, che è diventata famosa per Diario di una Escort e anche per la sua partecipazione a una delle serie di Doctor Who. E poi abbiamo Josh Hartnett, che appunto è stato anche lui è un attorone della Madonna, perché ha lavorato con attori del calibro di Bruce Willis, di Morgan Freeman, Harrison Ford e tutto il resto. Ha lavorato anche, appunto, ha fatto una piccola parte anche in Sin City. Insomma, abbiamo anche un cast di tutto rispetto. Eva Green appunto interpreta Vanessa Ives, che è la persona a cui, diciamo, ruota tutta la storia, che secondo me ha dato una prova di recitazione eccezionale, perché veramente poi questa serie è molto controversa, è molto appassionante, a tratti può essere anche disturbante, secondo me anche coraggiosa, perché poi ci sono molte scene esplicite, sia di sesso che di sangue, splatter, così, e secondo me è coraggioso fare una serie del genere, perché comunque ci sono tante cose che per alcuni possono risultare disturbanti. Per me no, a me fotte una mazza, a me basta che la serie mi appassioni, che la trama sia interessante, per me va bene. Certo, qualche cosa mi disturba, però ci passo sopra, perché se poi la trama merita. Infatti io ero anche per questo che ero abbastanza restia, però ho preso coraggio e me la sono guardata. La prima stagione è tutta incentrata su appunto Vanessa, che incontra per la prima volta Ethan Chandler, che è appunto il personaggio interpretato da Josh Hartnett, che gli propone di lavorare per lei e per Sir Malcolm Murray, che è appunto interpretato da Timothy Dalton, che sta cercando la figlia che è stata rapita da un'entità malvagia, ovvero dei vampiri. E appunto in tutta questa rocambolesca ricerca si analizzerà di più il personaggio di Vanessa, conosceremo i motivi che hanno spinto Vanessa e Mina, che erano molto legate. Infatti lei è cresciuta nella casa di Sir Malcolm, con Mina e suo fratello Peter, che è morto. Peter è morto durante una spedizione in Africa col padre, perché appunto Sir Malcolm era una specie di esploratore, da quello che ho capito, pieno di soldi fino alla punta dei capelli. E appunto sono serie relativamente corte, perché comunque non superano i 10 episodi, perché appunto la prima mi sembra che sia composta da 8, la seconda e la terza la terza da 9, sono sicura, perché l'ho appena finita, la seconda non mi ricordo se è da 8 o da 9. Sono appunto serie, però durano comunque quasi un'ora ciascuno. Appunto, la prima serie è tutta incentrata alla ricerca di Mina, ma vedremo anche appunto questa entità demoniaca che dovrebbe essere Lucifero, che perseguita appunto Vanessa, e appunto avremo anche una specie di parallelismo con l'esorcista, perché appunto ci sarà una puntata tutta dedicata a Vanessa, che appunto è posseduta da, tecnicamente dovrebbe essere Lucifero, e appunto che si cerca di praticare un esorcismo, e alla fine vabbè, va tutto bene.
appunto tutto in generale sulla ricerca di Mina e anche sulla ricerca dell'entità che minaccia Vanessa, perché appunto è tutto legato a Vanessa, perché appunto Mina è stata rapita come esca per Vanessa, perché appunto ci sono queste creature che la vogliono, perché lei dovrebbe essere destinata a essere la madre del male, perché appunto ci sono sia Lucifero che Dracula che praticamente la vogliono, uno vuole l'anima e l'altro vuole il corpo, insomma, uno vuole farsene in maniera etmoplasmatica, l'altro invece vuole farsela come mamma li ha fatti. Cioè, papale, questa la motivazione. E se lei cedesse, ci sarebbe praticamente la fine del mondo. E, appunto, poi abbiamo anche il personaggio di Josh Hartnett, appunto di Dan Chandler, che è avvolto nel mistero e che alla fine della prima stagione scopriremo essere un uomo lupo, e lui ha il ruolo cruciale nella storia, perché appunto lui è il segugio di Dio, che praticamente è quello destinato a mettere, chiamiamoli, i bastoni tra le ruote a Lucifero e a Dracula. La prima stagione appunto si conclude che scopriamo che Ethan è un uomo lupo, e la seconda si apre che abbiamo un'altra serie di creature che minacciano Vanessa, che sono le streghe, ma non le streghe tipo Hocus Pocus o tipo appunto, sono streghe che sono vulnerabili perché si possono uccidere e che appunto di notte prendono la forma tutte nude, tutte sbigottite, non c'è niente, e hanno tutti dei marchi che appunto sono stati fatti da Lucifero, e abbiamo questa strega che adesso Evelyn Poole, se non mi ricordo, Evelyn Poole, che appunto è al servizio del padrone, che sarebbe Lucifero, e ha il compito di portare Vanessa da lui. Qui avremo poi anche l'evoluzione del rapporto tra Ethan e Vanessa, che secondo me hanno creato una storia d'amore meravigliosa, nonostante i due non sniaccherano mai, cioè per come va a finire la serie neanche la sniaccherata, poveracci, perché appunto prima lui era innamorato del personaggio di Billy Piper, ovvero Brola, che però poi è morta di tubercolosi, è stata poi riportata in vita da Frankenstein per essere donata alla sua creatura, che appunto se voleva che gli risparmiasse la vita doveva appunto fargli una moglie, e questo è appunto ripreso dalla poi storia scritta da Shelley. Poi abbiamo appunto Dorian Gray, di cui appunto Vanessa si era molto invaghita, e però alla fine cioè sono Vanessa e Ethan a essere destinati a innamorarsi, a proprio quell'amore passionale, vero, perché Ethan appunto farebbe qualunque cosa per proteggere Vanessa, e anche Vanessa farebbe qualunque cosa per Ethan, quindi veramente hanno creato una storia, nonostante non ci sia la sniaccherata, poveracci, hanno comunque creato un legame così forte, così indistruttibile, anche quando comunque tecnicamente sono soltanto alleati, hanno un legame fortissimo, così come è bello anche il legame che unisce Sir Malcolm a Vanessa, che è proprio quello di padre e figlio. Poi abbiamo appunto la figura del dottor Frankenstein, che appunto vediamo che è un uomo tormentato alla disperata ricerca di creare la creatura perfetta, e soprattutto abbiamo anche Dorian Gray, che anche qua, come nel romanzo, è all'eterna ricerca di una persona con cui condividere l'eternità. Pensa di averla trovata appunto in Brona, che poi diventerà Lily Frankenstein, ovvero una creatura immortale assetata di sangue e femminista. Non c'è niente di più letale di una killer femminista, e lo constateremo appunto nella terza stagione. Poi appunto la seconda stagione è tutta incentrata su queste streghe, si conclude poi con Vanessa che rimane da sola perché Ethan decide di tornare in America per assolvere i suoi peccati, e con Sir Malcolm che torna in Africa per riportare il corpo del suo servo Sam Bene, che muore appunto a causa di Ethan alla fine della seconda stagione, e Vanessa che rimane sola in un evidente stato di depressione. Per forza, sti due deficienti l'hanno lasciata sola, ma dico anch'io, ma porca di quell'aiva, c'è sta ragazza è tormentata da non so quali forze e l'ha lasciata sola, ma deficienti, che l'uno che l'altro, perché appunto se per come si conclude la serie, se non se ne fossero andati, la serie si sarebbe conclusa in modo decisamente diverso. Invece l'hanno lasciata sola, lei finisce in terapia con questa psicologa che è un personaggio fantastico, interpretato da Patti LuPone, che è una bravissima attrice, ma è anche una bravissima cantante, e appunto qui finalmente conosciamo il personaggio di Dracula, finalmente lo vediamo. Capiamo che alla fine è più Dracula che Lucifero ad avere, diciamo, più spessore in questa terza stagione,
E devo dire che appunto mi è sembrato anche che a un certo punto volessero appunto concludere la serie, perché ahimè era stata cancellata anche per gli impegni anche di Eva Green, non si è potuta portarla avanti con un finale alternativo. Ne parlavo appunto con la mia dolcissima amica Marika, che appunto mi aveva preparato, che avevo messo la storia su Instagram: preparati perché il finale è straziante, quindi se non l'avete ancora vista preparatevi anche voi, uno dei finali più strazianti nella storia delle serie TV, ma veramente... appunto la serie si conclude in maniera veramente straziante, ma secondo me a livello di trama come finale ci sta. Ne parlavo appunto anche con Marika, perché se avessero fatto un finale diverso si sarebbe aperto un nuovo arco narrativo, perché comunque lasciano parecchie anche punte in sospeso, ma non verranno mai chiarite. Uno comunque può anche rifarsi, perché riguardano comunque i personaggi, perché entrerà poi anche il personaggio del Dottor Jekyll, che poi diventerà Lord Hyde alla fine della terza stagione, ma non lo vediamo nelle sue doppie personalità, però lui studia appunto le doppie personalità, lo vediamo. Lavora appunto in un manicomio. Ci sarà la figura anche di Renfield, che è il famoso servo di Dracula, sia nel romanzo di Bram Stoker che poi in Dracula Morte e Contenta. A me mi è venuto in mente quel Renfield quando l'ho visto. E vedremo poi entrare anche in scena anche il personaggio di Catriona, che è una specie di cacciatrice badass di mostri, che veramente mi dispiace soprattutto perché avrei voluto un più approfondimento su quel personaggio, che veramente mi è sembrato cazzutissimo. Appunto poi vedremo anche Ethan nel deserto, che vuole assolutamente vendicarsi di suo padre. Conosceremo il suo padre Apache, ovvero Ketenai, interpretato da Wes Studi, che io me lo ricordo per essere stato l'indiano più stronzo della storia del creato nell'ultimo dei Moicani. Poi ha fatto anche Avatar, però io me lo ricordo proprio per quel film, perché veramente faceva lo stronzo, era un indiano veramente cattivo, io lo odiavo ho odiato quel personaggio nell'ultimo dei Moicani, ed è veramente un attore anche lui con le controballe, e che cercano appunto, e vedremo poi anche la figlia di Evelyn Paul, ovvero Hecate Paul, che cerca di portare Ethan dalla parte di Lucifero, e se non arrivasse, e lui infatti sembra anche cedere, infatti sgnaccherano una scena nella caverna, io Ethan, ma porca di quella, io gli dicevo, ma perché fai questo, perché? Poi vabbè, c'è tutta una psicologia dietro, perché appunto lui non riesce a venire a patti con la sua natura di lupo, che poi è quella che gli permette, che è quella appunto che determina il suo destino, non riesce a venirgli a patti perché ha le mani sporche di sangue, non riesce proprio a venire a patti con i suoi peccati, quindi è un personaggio anche molto tormentato, Ethan. E appunto vedremo questa ricerca del padre, che poi ci sarà un bordello nella casa del padre di Ethan, sparatorie, morte, ammazzati, tutto il resto, e alla fine si arriverà all'epilogo, che io l'ho trovato anche un po' una forzatura, la preosi dell'epilogo, l'ho trovato un po' forzato, perché appunto Vanessa scopre chi è Dracula, va lì appunto per farlo fuori e poi invece cede. L'ho trovato un po' una forzatura, io da quella puntata ho capito, questi vogliono concludere la serie in maniera definitiva, poi infatti poi si conclude nel modo più straziante che si possa pensare, però è una serie di tutto rispetto. Poi le ambientazioni sono fantastiche, perché poi passiamo dal deserto, è tutto ambientato nella Londra vittoriana, però poi si passa anche nel deserto e tutto il resto, quindi sono bellissime anche le ambientazioni. Poi i costumi sono meravigliosi, c'era anche una costumista, ovvero Gabriella Pescucci, che è italiana ed è una costumista che ha all'attivo anche un premio Oscar, quindi diciamo che i costumi di per sé si vede che sono stupendi e fatti anche bene. Poi veramente le ambientazioni anche delle varie case, delle varie ambienti, sono fenomenali. Poi il cast veramente tanto di cappello, soprattutto Eva Green, che io adoro. Infatti 300 l'alba di un impero era l'unica che rende abbastanza decente quel film. Neanche lei ci riesce, nonostante la sua bravura, la sua bellezza, perché poi è una splendida donna, secondo me. È stata anche una Bond girl, ecco, Eva Green mi è venuto in mente. Poi veramente tutto il cast è straordinario. E veramente non è una serie per tutti, io vi avviso, perché ci sono alcuni elementi anche un po' disturbanti, un po' contorti, però veramente merita tanto, secondo me. Io poi, che ho la mente molto aperta, quindi non ho avuto problemi con gli elementi disturbanti, però davvero è una serie che ti tiene dalla prima all'ultimo episodio incollata allo schermo, cioè tu vuoi sapere e poi ti strazia l'animo, quindi preparatevi, perché davvero vi strazierà l'animo la fine di questa serie.
Bene, anche questo episodio della mia opinione si conclude qui, spero che vi sia piaciuto. Come ho detto, sto preparando il terreno per Stranger Things, tranquilli, a dicembre lo avrete. Adesso dovrei finire The Crown, ma devo vedere, perché fra un po' mi scade anche l'abbonamento, e devo appunto vedere se riesco a rinnovarlo o se aspetto il primo di dicembre, in modo che lo faccio sempre inizio mese, che per me è più conveniente, quindi adesso vediamo. Devo fare 4 conti, come ho detto. Se vedete sono 8,99€, ma io sono disoccupata, quindi anche gli 8,99€ per me sono una spesa, ecco, quindi devo fare prima 2 conti. Quindi sto preparando il terreno per Stranger Things, poi se riuscirò a vederla tutta vedrò anche The Crown e poi vedrò di farla anche su altre serie TV. Se vi piace questa rubrica continuerò a farlo, quindi fatemelo sapere magari in un commentino qui sotto se volete sempre, se volete altre serie, magari consigliatemele. Io sono appunto una grande fan delle serie appunto The Walking Dead, Prison Break, non chiedetemi di guardare quelle lì della Marvel perché non ne ho la pazienza, perché ho visto che sono tutte legate una dietro l'altra, quindi quelle non credo che le guarderò. Io per i film della Mario, a me basta guardare i film della Marvel, solo quelli che mi interessano. Quindi consigliatemi magari qualche serie da guardare nei commenti qui sotto. Vi ricordo che nell'info box trovate il link di Facebook, Twitter, Instagram, venite a trovarmi, che mi fate tanto contenta. Iscrivetevi al canale, al blog se non l'avete ancora fatto, e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. Io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti!